Oggi parliamo del potere della mente. La mente ha un potere straordinario. Prova a pensare a tutto quello che abbiamo creato in quanto esseri umani. Tutto è partito da un'idea, un progetto, perché ogni cosa prima ha una forma spirituale e questo in giapponese si chiama Hinagata. Se vuoi raggiungere qualcosa, prima devi pensarlo per poi metterlo in pratica e realizzarlo. Molto spesso noi facciamo questo con l'autopilota, non ci accorgiamo dei pensieri che abbiamo. Ed ecco che cominciamo a pensare, perché siamo stati ben educati su questo, a ciò che non vogliamo. Ma quando ci viene chiesto cosa vuoi, cosa desideri, quali sono i tuoi sogni, ecco che entriamo nel panico, perché in realtà non ce lo siamo mai chiesti. E così, se non diamo noi gli input alla nostra testa, sarà il nostro cervello semplicemente a scegliere random uno dei pensieri che ci frullano. E garantito, nella testa c'è sempre un pensiero, non siamo mai fermi. Continuiamo a pensare alle stesse cose. Quindi cerchiamo di diventare consapevoli del nostro pensiero, del qui e ora, in modo da poter direzionare il focus veramente su ciò che desideriamo. Nel prossimo video andrò più nello specifico e ti spiegherò come funziona esattamente la legge dell'attrazione. Intanto ti abbraccio, ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, da Anna Laura.